Camera di Commercio di Firenze, Comune di Firenze e Direzione Scolastica Regionale insieme rinnovano i laboratori dell'ISIS Leonardo da Vinci per formare giovani specializzati in grado di essere immediatamente operativi nelle imprese innovative del territorio. Augurandoci che queste risorse possano servire a formare tanti ragazzi per ridare quello smalto, quella operosità che il nostro territorio ha avuto a metà degli anni 70, cioè un ritorno in massa al manifatturiero. Questa è una grande iniziativa della Camera di Commercio di Firenze e credo sia una delle iniziative più interessanti a livello nazionale. La Camera ha deciso di scegliere di investire sulla formazione, di investire sulla formazione innovativa. Le realtà coinvolte sono consapevoli che la formazione specialistica è un fattore chiave per la ripresa economica e per garantire occupazione ai giovani. Ma questo richiede laboratori all'avanguardia. Per questo Camera di Commercio si impegnerà a stanziare in 3 anni 1.200.000 euro, che saranno d'aiuto al Comune e alla Direzione Scolastica Regionale per il rinnovo dei locali e la formazione dei docenti. Questo nasce perché noi abbiamo fatto un'analisi dei fabbisogni del mercato. Abbiamo visto che le aziende chiedono del personale, ma la scuola non riesce a fornire il personale con le competenze richieste. Questo anche perché le strutture laboratoriali che noi avevamo erano abbastanza, diciamo, datate. Allora, con questo investimento forte della Camera di Commercio, noi riusciamo ad aggiornare le strutture dei laboratori di meccanica, elettronica, automazione e informatica in maniera tale che i ragazzi si possano sperimentare con le attrezzature che trovano realmente nel mondo del lavoro. Così dovrebbe funzionare la vera integrazione della scuola nel territorio. Il territorio a servizio della scuola, la scuola a servizio del territorio.